mobilitazione contro lo sfratto, istituito un comitato per la raccolta fondi, ma ci racconta tutto Nazario Basile. Dopo le scritte che hanno illuminato i monumenti di Roma, i riflettori si accendono sul comitato Lucia alla città. Parte oggi una raccolta fondi per l'acquisto dello stabile tutto sfratto, sede della Casa delle Donne al Tuscolano, Lucia e Siesta. Per tenere accesa l'attenzione su questa vicenda, mercoledì notte sulla piramide, sulla Bocca della Verità, sul Pantheon e su altri simboli della capitale ha brillato la scritta Bendesi. L'iniziativa di un anonimo artista è sbarcata anche sui social, dove sono state postate le foto con l'hashtag Bendesi Roma. L'immobile in questione è una vecchia stazione di controllo per i tram che, dopo 13 anni di abbandono, nel 2008 è stato occupato. Da allora, dopo una ristrutturazione, ha accolto più di 1200 donne vittime di soprusi. Oggi ospita 15 donne e 7 bambini. Al suo interno un centro antiviolenza e un polo culturale produttivo. Il caseggiato di via Lucio Sesti, di proprietà ATAC, è stato messo in vendita dal Comune di Roma per risanare il bilancio della municipalizzata del trasporto pubblico locale. La direzione del centro, dalla fine del 2017, ha chiesto che la loro sede fosse esclusa dal concordato. Il 29 agosto, invece, è arrivata la comunicazione del Campidoglio con la richiesta di sgombero e la comunicazione che il 15 settembre saranno staccate le utenze alla casa. Ora, per evitare la chiusura, è partita la corsa contro il tempo.